E ciao ragazzi, io sono K007, oggi siamo su Truck Logistic. Finalmente è arrivato, l'ho comprato e oggi lo proviamo insieme. Ieri già ho fatto alcune partite, infatti già l'ho comprato, ho comprato un po' di roba e più avanti porterò altri veicoli. Mamma mia, ste strade così. Dentro l'ho fatto rosso così. Mi sembrava bello. Mamma mia. Faccio facilmente incidenti perché una cosa brutta di questo gioco è che appena fai tipo una frenata all'improvviso, una curva, qualsiasi cosa, la macchina va da sola contro il guardrail. No, io vengo da qui, mi sa. Dove sei andato? Ok ragazzi, ho sistemato. Adesso vedete, meno a destra, però mi serviva la minimappa. Mettiamo la freccia. Allora, e questo gioco i freni fanno schifo. Allora, che possiamo fare? Vai. Ok, avviamo il motore. Allora, che bel muletto. Allora, le luci, le quattro frecce, ok. Ok, il classico. Ok, perché ancora devo capire i tasti. Allora, ok. Poi fa fatica a mettere la retromarcia. Tipo devi cliccare un tasto tre volte. Piano. Ok. Quello si chiude. Allora, mettiamo quest'altro. Freno. No. Dai. Metti giù. Ok. Quello va giù in fondo. Va bene. Allora, vediamo, perfetto, piano, senza farlo cadere. No, dai. Mamma mia, dai, su. Se mi vedete difficilmente col muletto, è normale. Perché col muletto è il veicolo più difficile. E poi ormai uso altre cose. Accendiamo il motore. Ok, così vediamo gli specchietti, però non ci serve. Una cosa bella è che si può fare così come Euro Truck. Su Switch non c'è Euro Truck, quindi meglio di niente. Allora, usciamo. La città è bella, se non mi sbaglio tipo ci sono tre città. Sì. Aspetta, se riesco. Allora, no, mi fa vedere solo questo pezzo. Allora, giriamo a sinistra. Allora proviamo a fare un viaggio senza incidenti. Allora andiamo piano. Mettiamo la freccia. Giriamo. Contromano, beh. Andiamo.
Beh, il semaforo. La multa non me l'hanno fatta. Va bene. Allora, andiamo. Veloce. Dai! Vi faccio vedere anche un po' da fuori. Così è con i fari accesi. Ops. Guardate, io ho cliccato solo il freno. La macchina va da sola. E poi sì, c'è la benzina, c'è il danno, c'è tutto quanto. Poi se tipo fai un incidente, i pacchi ti ritornano sul carrello. Poi sì, ti danno meno soldi perché hai danneggiato il pacco. Dai, entriamo in autostrada. Senza prendere il muretto però. Che la macchina o va a destra o va a sinistra. Ieri andava solo a destra, oggi va a sinistra. Che sto cliccando solo l'acceleratore. Non va. Allora, piano piano. Bisogna girare a destra. Doppia. Che per... Guardate, tu clicchi il freno e la macchina va a destra o a sinistra, a dove gli pare. Ok, sì, sempre contromano, tanto chi se ne frega. No, ma se non è contromano, beh, chi se ne frega lo stesso. Non so in che paese siamo. Allora, poi vi volevo portare un altro gioco, però ve lo porterò purtroppo dopo Natale, purtroppo, perché è un bel gioco, ho provato, però senza volante è difficilissimo. Visto che è un gioco che costa più il gioco che il volante, perché ho trovato un volante buono a 40 euro su Amazon e pedali compresi, tutto funzionante per PS, Xbox, Switch, computer. A chi gli interessa, su Amazon lo trova. E il gioco costa più del volante, però mi hanno detto a Natale te lo piglio, adesso no. Va bene, te lo dico. Cosa? Perché? Beh, non ho preso niente. Mamma mia, fa un caldo bestiale. Neanche a dire accendo il ventilatore, perché sennò sentirete solo quello. Andiamo. Se vi interessa il gioco, quello che sto dicendo è Great Autosport. Ho provato a fare una partita, qualcosa, ma difficile. Fermo. Dove devo andare? Ah, qua sotto. Pizze. Allora, sta stradina non vedo mai. Voi l'avete vista questa cosa a destra? No, la curva sì, l'ho vista, però prima c'è un'uscita prima della curva. E chi l'ha vista? Ma che... Beh, mi ti pare, lasciamo perdere. Allora, dove cavolo devo consegnare? No, lassù, sta... Fermi, stavo andando bene. Ci sto capendo niente. Allora, per fortuna oggi i bot sono normali. E anche una cosa brutta dei bot è che non mettono le frecce, non frenano, non fanno niente, passano col rosso. I bot ti fanno fare solo gli incidenti. Dai, se sto tipo se dà una mossa, dai, ti do pure una spinta. Ah, ecco, qua dentro devo parcheggiare. Chi è? Brutto, schifo. Ok. Mettiamo la freccia a destra. Allora, dove devo parcheggiare? Qui. Ok. Partisse. Qua del parcheggio che se ne frega, l'importante è che gli parcheggio il carrello. Perfetto. 30% di danno. Va bene. Allora, faccio un taglio.
Allora, finalmente ieri l'ho acquistato. Questo qua, un bello Scania. Guardate. Mettiamo le quattro frecce, i fari. Di più i fari non si possono mettere. Ok. Molto bello. Però oggi non andiamo a fare una consegna normale, perché se vedete nella mappa in basso a sinistra ci sono sia pallini verdi e sia gialli. Pallini verdi puoi trasportare container o solo pallet col muletto. Però questa un'altra volta. Adesso vi faccio un tipo, come si chiama? Un viaggio speciale. Un trasporto speciale, sì. Mettiamo la freccia. La freccia, ho detto no, due. Ok. Allora, visto che non voglio perdere troppo tempo, facciamo questo qua. 20.000 con la ruspa. Andiamo. Accendiamo. Questa è la ruspa. Non ho comprato ancora tutti i veicoli, però ho comprato tipo il furgone che abbiamo all'inizio del gioco, perché cominci con 15.000 euro. Poi un pick up. Poi un camion blu e un furgone grande. Ok, devo parcheggiare qui. Vai indietro. Pizze. Dai. E poi se non mi sbaglio anche... Ok, va bene. Gli va bene. Anche questo gioco gli va bene il volante. Il mio amico gliel'ho chiesto e gli va bene. Ok. Attacca, accendi il motore. Allora, partiamo con la nostra ruspetta. La ruspetta tattica. Mamma mia, la ruspetta. Beh, un saluto a Fieric per la ruspetta. Chi non lo conosce lo andasse a seguire. Uno youtuber che fa morire dalle risate, fa parodie e parla di rispetto. Beh, ciao Fieric, se guardi questo video. Impossibile però. Allora, andiamo. Al massimo dopo, se avanza tempo, vi faccio vedere anche il furgone. Oppure un proprio un coso del camion, il muletto del camion. E dopo vi faccio vedere anche tutti i veicoli, chi non conosce il gioco o chi non l'ha mai visto. Dai. Cioè, io stavo frenando e il camion va a destra, a sinistra. Il gioco è bello, sì. Il problema è che il freno o non funziona oppure il camion va a destra, a sinistra. Qualsiasi veicolo, purtroppo. Un'altra ruspetta. Allora, tiè, va da solo. Tiè, sto cliccando niente sull'acceleratore. Non gi... Ah, anche una cosa che non frena e non gira. Dove mi sono incastrato? Ma ti levi, brutto schifoso. Mamma mia. Beh, meglio che incidente il camion anche la ruspa. Ok. Piano, piano. Vai. Allora, il brutto del camion, se c'è qualcosa, è molto veloce. Il problema è che appena tipo va a 25 all'ora, va piano. Mamma mia, ci vuole un sacco per farlo ripartire. E non gira, e non gira, e non gira. Vai. Tiè, guardate. Appena va troppo piano, si ferma. Ok, siamo in città. Se non mi sbaglio ci sono tre città.
forse pure 4. Una volta finito il carico ve la faccio vedere. La mappa carina, purtroppo sempre la stessa, però su tutti i giochi. E beh, non so, allora questa volta non mi è successo, però ci sono volte dove la mappa mi fa andare a scaletta, ma tipo gira a destra, gira a sinistra, gira a destra, gira a sinistra e poi vai dritto. Ma che me lo fai a fare? Basta vado dritto, prendo la rotonda e ci sono. Infatti io faccio sempre così. Dai, un semaforo lo rispettiamo. Poi una cosa brutta dei semafori, che ci sono solo per neanche a dire per i camion, perché questo è un camion e non lo vedo. Lo vedo attraverso il cruscotto. Freccia a destra, prendiamo la larga, perché guardo sotto. Ok. Ah, il ponticello. Se volete fare una consegna lunga o media, qualsiasi cosa, attraverserete sempre questo punto. Sempre. Allora, guardiamolo un po' da fuori. Bello, eh? Io ho messo i finestrini oscurati, io ho messo questo in pelle. Voi lo vedete così, però è tipo un colore leggermente più scuro, è un arancione verso un arancione misto, questo colore che vedete voi. Ok, piano, gira a destra, mamma mia le macchine blu. Ce l'ho con le macchine blu perché ieri, visto che stavo andando a prendere il gioco, c'era una macchina blu che in momenti fa incidentare 7 macchine perché stava dietro un camion e aveva paura a superare. Ci siamo fatti 1 chilometro, 7 all'ora, manca di prova a superarla, perché se la superavi la macchina blu ti tagliava la strada. Quindi siamo stati 1 chilometro, poi alcuni pazzi superavano in curva perché si erano rotti, e poi dopo 1 chilometro non potevamo più superare perché era una strada con le telecamere. A chi gli interessa è Rieti. Ok, allora vai, pia, non girare da solo. Beh, tanto siamo arrivati. Il freno a mano, tanto chi se ne frega, non esiste. Dai che siamo arrivati. Dove ti parcheggio? Ok, dai, facciamo un parcheggio perfetto, tanto per. Allora, piano. Ah, no, niente. Volevo provare da dentro, ma è difficile. La retromarcia che non va. Mi scordo sempre, devo cliccare 2-3 volte. Sette, dico? Mi hai rotto. Parcheggio. Allora, vorrei parcheggiare così, perché una volta finito il carico, non è che tipo se ne va la ruspa e tutto quanto, no. Il carico si stacca, però tu rimani là. Quindi alcune volte rimani bloccato. Perfetto. Guardate, io adesso la ruspa ce l'ho staccata. E come faccio? Sono due le cose. O rompo la recinzione o faccio 1000 manovre. Rompendo sempre il camion. Beh, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi, condividete e ciao a tutti!